Saluto a tutti un ben ritrovati anche questa sera per una nuova puntata con Happy Hour. Questa sera parleremo di intermediazione immobiliare di qualità. Parleremo dell'immobiliare.com, un'azienda presente sul mercato da oltre 50 anni. Questa sera in studio abbiamo Alessandro Masiero, direttore generale dell'immobiliare.com Italia e l'immobiliare.com Luxury. Certo. Benvenuto e ben ritrovato Alessandro. Grazie, Come stai? grazie tutto bene, buonasera a tutti voi, insomma, e grazie Insomma, per riavermi insomma, invitato ancora qua e con voi. E grazie a te per aver accettato grazie. il nostro invito. Allora Alessandro, abbiamo detto l'immobiliare.com, sì. ma eh, questa sera parliamo anche del, della parte luxury. Sì. Ecco, perché? Allora, innanzitutto ehm, noi siamo un'azienda storica, quindi un'azienda mm -hmm. come tu hai detto all'inizio, Oltre insomma, 50, oltre anni, di 50 anni. Abbiamo lanciato oh, da qualche tempo un nuovo servizio dedicato appunto al mondo del Ci siamo guardati un attimino in faccia, adesso passami un po' questa, questa battuta, e abbiamo cercato di ottimizzare quello che il mercato ci chiedeva. Il mercato del lusso in questo momento in Italia ha una forte ascesa, quindi abbiamo mh, sfruttato questo tipo di situazione, creando sempre con i principi classici nostri, quindi della qualità, della uh, alta, insomma, uh, insomma alta gamma, e abbiamo sfruttato quindi questa cosa. Creando dei luxury point in tutta Italia, lo stiamo creando. Questi luxury point, point andando a selezionare 20 figure, quindi 20 consulenti immobiliari lungo tutto il territorio, in Lombardia e non solo, eh, a cui chiaramente affidare il brand appunto dedicato al lusso con un occhio di riguardo non solo al mondo italiano ma anche a che sono, quelle che saranno e sono le opportunità legate all'estero. Quindi questa è la vera novità del 2023, targata all'immobiliare.com. Assolutamente. Alessandro, digitalizzazione del settore certo. immobiliare, ecco, quali sono i vantaggi e gli, e gli svantaggi. Ora allora, anche questo è un aspetto importante, quindi sono contento che, che mi hai fatto questa domanda. Eh, in tanti interventi che insomma, abbiamo piacere di fare ne parliamo, però tanti magari ne parlano, ma poco tra virgolette, si capisce. Eh, noi siamo esatto. un'azienda un legata alle tradizioni, fortemente legata alle tradizioni, però chiaramente abbiamo un occhio di riguardo verso quello che è il comparto appunto, della digitalizzazione e delle nuove tecnologie, quindi eh, rapportate appunto, al settore e al mondo dell'immobiliare. Tengo sempre a sottolineare che per noi è importante velocizzare quello che sono i processi, quindi, grazie anche alle nostre partnership abbiamo inserito delle nuove tecnologie. Però per noi è molto importante il rapporto umano. Quindi sì alle tecnologie, quindi come quello che è l'utilizzo di social, l'utilizzo dell delle piattaforme, stando molto attenti a quello che è anche l'utilizzo stesso, perché si fa in fretta a incappare in qualche errore, si fa in fretta a non proteggere il proprio dato, il dato è personale, è molto importante. E quindi per noi il concetto del rapporto umano è ancora molto importante, quindi sia la digitalizzazione ma con un occhio sempre di, insomma, di riguardo verso quello che è la figura umana, il consulente immobiliare quindi che oggi la fa ancora dalla padro, bisogna padrona bisogna assolutamente fare molta attenzione a certo, questo assolutamente sì, i rischi sono tanti bisogna avere delle persone competenti, esperte che sappiano maneggiare anche questi strumenti, quindi dal canto nostro noi facciamo tanta formazione anche in tal senso per rendere insomma, il consulente immobiliare abile nell'utilizzare questi strumenti ma ripeto, sempre senza tralasciare quello che è il rapporto umano che è molto importante per un'azienda che ha oltre i 50 anni come dicevamo all'inizio di storia Assolutamente eh, Alessandro, l'immobiliare.com lancia in questo periodo anche un, un servizio un servizio sì. eh, dedito appunto alla ricerca e alla selezione del personale anche certo. questa è una cosa molto interessante Certo, allora eh, anche in questo caso qua diciamo che è un problema atavico nelle agenzie immobiliari alla ricerca del personale in questo, in questo settore eh, quindi troveremo sempre nelle agenzie o comunque nei vari siti cerca cerca di personale, ricerca del personale. Noi abbiamo pensato di stravolgere un po' quello che sono le dinamiche mm -hmm. e, e abbiamo cercato di implementare, stiamo implementando all'interno della nostra azienda una divisione, anche in questo caso dando molto lustro alle persone che ne fanno parte, ovvero ehm, creando una serie di ambassador in tutta Italia che hanno il compito non solo di sviluppare il network ma anche e soprattutto di cercare. Agenti immobiliari, quindi anche alle prime armi, capaci. Anche. Capaci, soprattutto capaci, che possono entrare a far parte di agenzie già esistenti del network l'immobiliare.com. Crediamo sia un servizio di, insomma, utile, di qualità, che chiaramente gli altri competitor non hanno, comunque magari stanno lanciando anche loro, però insomma come si dice chi prima arriva meglio alloggia, quindi per noi insomma è un qualcosa di, di molto importante perché la selezione del personale fatta con cura, fatta con, con attenzione, credo sia un plus molto molto importante. E soprattutto quali, quali devono essere, Alessandro, le caratteristiche di un nuovo agente immobiliare? Allora, eh, noi abbiamo una caratteristica ben precisa, cerchiamo sempre delle persone che non sono troppo giovani, mm -hmm. ma non perché non vanno bene, ma perché noi abbiamo una media età, insomma, di esperienza di circa 26 anni dei nostri consulenti immobiliari. Um, questo nuovo servizio, però, uh, richiede anche la possibilità, dà la possibilità di intervenire anche sui giovani con delle caratteristiche molto importanti, che sono la serietà. Quindi, per noi, è molto importante. Quindi, si va a cercare una persona che deve entrare in un contesto già avviato. Quindi, deve essere una persona che può avere anche qualche anno di esperienza, ma deve essere soprattutto una persona che eh, sia seria e sia attenta ed eh, edita al lavoro, perché il lavoro del consulente immobiliare. È una vera professione, quindi bisogna dare il peso giusto a questa cosa. Cerchiamo di farlo insomma, nel, nel miglior modo possibile. Anche perché, come dicevamo anche la scorsa volta, il vostro è un metodo consolidato, basato certo. appunto sulla serietà, sulla trasparenza, quindi anche le persone, soprattutto le persone che ci lavorano, devono rispecchiare tutto questo. Devono adeguarsi, ma questo penso sia, sia giusto, sia corretto. Eh, teniamo molto a, a questa etica. L'azienda ha oltre 50 anni. È stata tramandata insomma, da, da persone che hanno fatto molta fatica nel creare questa piccola boutique come viene definita insomma, da alcuni colleghi, insomma, da alcuni giornalisti e per noi è molto importante insomma, che questo, questa denominazione venga mantenuta e ci sia molta attenzione nelle persone che andiamo a selezionare, perché questa è una battuta che faccio spesso, per me potrebbe essere facile prendere o acquisire agenzie o nuove persone però se non sto attento faccio un danno non tanto a me ma alle persone che già ne fanno parte da tanti esatto, anni. Esatto, soprattutto a questo marchio che come dicevamo prima è un marchio storico certo. che ha oltre 50 anni sì. che eh, parte appunto dalla famiglia Grim eh, Grimaldi no? Famiglia Grimaldi è un marchio che nacque nel 1965 con proprio la denominazione L'Immobiliare poi nel 2010 grazie insomma alle nuove leve all'ingegnere Grimaldi insomma a me insomma, che ho avuto il piacere e l'onere insomma da sin dalla, dalla, dai tempi insomma, della crescita, della nascita dell'azienda di gestirla, insomma di riamodernarla Abbiamo aggiunto il.com e l'abbiamo resa attuale a quello che appunto sono le dinamiche di mercato. Ecco, visto che le cose sono cambiate in, sì. in tutti questi anni, qual è eh, l'approccio che ha l'immobiliare.com con le nuove tecnologie? Allora, noi eh, l'abbiamo detto anche prima, siamo molto attenti alle tecnologie, mm. continuiamo a formare le nostre persone, i nostri consulenti immobiliari, grazie anche a tutte le partnership come Euransa Immobiliare.it che sono molto importanti e storiche, fanno parte del nostro gruppo da tanti anni, ma anche a quelle nuove perché stiamo andando avanti abbiamo progredito inserendo anche il gruppo idealista all'interno della nostra compagine, nostra compagine e quindi insomma ehm, cerchiamo sempre di eh, lavorare sulla formazione delle persone grazie a una piattaforma chiamata iLab che ci permette di essere sempre al passo coi tempi e di dare le giuste informazioni alle persone, esatto. ai consulenti immobiliari. Alessandro, quali sono le prime analisi del mercato immobiliare, ovviamente parliamo di Lombardia, certo. quindi della Lombardia certo. del 2023? Allora, anche in questo caso qua insomma, riporto alcuni dati insomma, molto velocemente, giusto per far capire alle persone che oggi viviamo in un contesto molto importante, molto dinamico, molto veloce. La Lombardia ha un trend molto positivo, Milano è l'unica città che io definisco, ma oggi viene definita, della verità da tanti, l'unica città che esce un po' dal contesto italiano ed è molto vicina alle dinamiche europee, quindi molto vicino a Londra e anche a livello di prezzi e anche a livello di valore di mercato. Quindi le crescite sono ancora a livello di prezzo e di compravendita sono ancora in segno positivo. Quindi siate ottimisti, il mercato regge, sta ancora tirando, viviamo in un contesto molto positivo. Ecco ma rispetto alle altre regioni la Lombardia eh, cioè, in che cosa si differenzia? Si differenzia eh, soprattutto nel valore economico della transazione quindi anche nella tempistica di realizzo quindi non i classici sei mesi ma qualche, insomma, qualche, qualche mesetto in meno e, m, il valore appunto della, della, della percentuale quindi di transazioni fatte rispetto anche alle altre è di circa il 3,5% in più ma eh, la vera diciamo, chicca al fiore all'occhiello come dicevamo poc'anzi è Milano insomma che ha dei valori al metro quadro come dicevo eh, a livello europeo di quasi 5200 euro al metro quadro, a Lombardia tra il 2005 e il 2002, quindi siamo su dei valori quasi il doppio, quindi questa è la vera differenza rispetto anche a tutto quello che è. Quindi il potremmo dire che Milano è il fiore all'occhiello della, della assolutamente Lombardia? Sì, assolutamente sì, lo dicono i dati, lo dicono i numeri e lo dicono soprattutto i dati di compravendita. Milano è assolutamente una città proiettata verso l'Europa con forza e con, con molta attenzione. Questo... E, e come dicevi prima, diciamo che la parte del, del lusso è la parte in ascesa. La parte del lusso è la parte in ascesa perché non ha subito quella piccola tra flessione dovuta ai cambiamenti eh, che ci sono stati insomma, in questi anni. Thank okay. you. Anzi, eh, è un mercato che anche grazie alla nascita dell'immobiliare.com, settore luxury, insomma, abbiamo cavalcato perché in questo caso, qua insomma, le, la parte del lusso continua a farla da padrone in Lombardia e in Italia. Assolutamente. Alessandro, ricordiamo anche dove vi trovate, sì. eh, come vi possono contattare, che certo. cosa devono fare i nostri telespettatori per poter avere qualche informazione in più. Allora, il nostro sito internet è www.limmobiliare.com. Siamo con la sede principale in Italia, in piazza Arduino a Milano, quindi in City Life. Mm -hmm. ma potete trovare tutti i nostri punti di incontro non solo in Lombardia ma in tutta Italia con oltre 80 agenzie presenti sul territorio nazionale. Bene, quindi se avete bisogno di acquistare una, una casa soprattutto eh, lussuosa, come, come diceva anche Alessandro, eh, avete sicuramente un punto di riferimento. Alessandro io sono in chiusura per cui ti ringrazio Grazie tantissimo per essere stato qui con noi. Ringraziamo insieme anche i nostri amici da casa e vi auguriamo una piacevole serata.